rombo dei motori, i fumogeni verdi come il colore che contraddistingue la Kawasaki e i palloncini bianchi ad accompagnare Alessio Pasquelli nel suo ultimo viaggio. Commozione tra i tanti amici che con il 26enne morto tragicamente domenica scorsa, nell'incidente in cui è rimasto coinvolto all'interno della galleria di Rosara sulla superstrada Ascolimare, condividevano la passione per la motocicletta. La chiesa di San Paolo a Pagliare gremita di familiari, amici e conoscenti, tutti stretti in un unico abbraccio di dolore per l'ultimo saluto al giovane strappato troppo presto alla vita. Sul feretro il suo casco, gerbere bianche e un cuore, creato con gli stessi fiori, dono della sua fidanzata Annalisa, la sua Lisa, che ha voluto omaggiare il compagno con questo ultimo gesto d'amore. Il silenzio pesante è stato interrotto solo dai singhiozzi e dalle lacrime dei presenti, increduli e sconvolti per la tragedia che si è consumata. Alessio, in sella alla sua moto, ha impattato violentemente contro un furgone, rimanendo esanime sull'asfalto. Dietro di lui un amico che, pur sopravvivendo, ha riportato un grave trauma facciale. A celebrare le esequie è stato Don Davis Bertuzzi, che nel corso della sua omelia ha voluto rimarcare come sia difficile, quando si perde una persona giovane, a trovare le parole per cercare di consolare i suoi cari e di quanto sia altrettanto difficile accettare certe morti. La vita è dura, a volte non riesci a capirla e ad accettarla, ma Gesù è vicino a noi e ci aiuta a vivere momenti anche più duri di questi, ha detto il sacerdote dall'altare con al suo fianco il diacono David Galasso. In prima fila, distrutti dal dolore, la mamma Monia, il papà Nino, il fratello Michael e la nonna Rita, insieme ad Annalisa, stretta nel suo immenso dolore. La comunità si è stretta attorno a loro, cercando di offrire conforto in un momento così difficile. All'uscita del feretro, un lungo applauso ha rotto il silenzio, seguito dal brano Il tuo nome dei tre e dal rombo delle moto, simbolo della passione di Alessio. In cielo, palloncini bianchi e fumogeni verdi, un tributo commovente e carico di emozione per un ragazzo che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi lo ha conosciuto. Poi il feretro ha lasciato la chiesa di San Paolo per raggiungere il cimitero, scortato dalle motociclette dei suoi amici centauri. L'ultimo viaggio per Alessio.